Quelli che han visto la donna al vestito rosso vivono ancora la frenesia di afferrarla adesso quando lei ti sedurrà. Tu la vorrai seguire perché sai che ti piacerà quello che sta per fare. Tu la vedi coi suoi occhi azzurri, i capelli biondi, ti passa davanti, la segue un profumo di mare ed altri 100.000 passanti. Poi lei ti prende la mano, aumenta il desiderio, mentre continui ad esserne attratto rimane il tuo unico pensiero. Chi della donna dal vestito rosso abbia sentito la calda voce non ha potuto non immaginare di poterla baciare. Le tue braccia intorno al suo collo ti sussurra all'orecchio di fare all'amore e poi ti bacia sul petto. Si avvicina bagnando le labbra, ne senti l'odore, ti sfiora la bocca e poi assaggi il suo sapore e aumenta la passione, senti aumentare il calore e la sua mano che ti tocca dalla schiena fino al sedere. Tutti quelli che l'han vista nuda non l'han più dimenticata, ci pensano la notte, il giorno, al lavoro e per strada. Ora che afferra il tuo corpo e ti getta nel letto matrimoniale, puoi sentire la sua attrazione senza poterla scordare. E senti un impulso fremente di volerla toccare, che ti fa rimanere fermo mentre ti lasci guidare. Si slaccia il reggiseno e tu immobile a guardare questa Venere nuda dell'amore che sta per donare. Donna dal vestito rosso è amore, potere puro che ti guida dove lei voglia, che ti fa sentire al sicuro e dopo averti sedotto dice prendendoti il portafoglio: tu dammi 300 euro ed io in cambio mi spoglio. E la cosa che ti fa arrabbiare non è quella come dirompente, pensi che tu gliene dia 500 per tutta la notte, perché la donna del vestito rosso è il più antico tabù e ha potere su di te solo se glielo dai tu. Grazie.